Ora, chiediamo scusa se non c'è posto per tutti, ma non pensavamo. Con Sor Anselmo dovremmo dire che rimaniamo putrefatti nel vedere tanta gente, dice così lui questa sessione. Ma lodiamo il Signore, lodiamo il Signore. Sì, sì, poi ora al posto lo trovo. Le signore più giovani si mettono a sedere qui in mezzo. Non è che se votano tutte le seggiole. Bene, benvenuti davvero a tutti e ringraziamo il Signore. È bello vedere una chiesa radunata insieme, tanti catechisti in modo particolare. La diocesi quest'anno propone due itinerari di formazione, come voi ben sapete. Uno è riservato in modo particolare catechisti educatori e l'altro in preparazione al sinodo dei giovani, quattro passi con i giovani, verso il sinodo dei giovani. Gli incontri di formazione ci aiuteranno a leggere, a meditare il testo dei vescovi italiani di qualche anno fa, Incontriamo Gesù, un testo che il nostro vescovo Nazareno ci ha riproposto nella lettera pastorale di quest'anno. Quindi è un piccolo itinerario che viene proposto per una formazione, ma anche per un'esperienza di chiesa, cioè è bello che ci ritroviamo insieme da un po' tutte le parti della diocesi e insieme camminiamo, interrogandoci su come annunciare il Vangelo dai tetti, in famiglia, in parrocchia, nel luogo di lavoro, in ogni ambiente, anche nelle aule dove incontriamo i ragazzi per il catechismo, per l'educazione alla fede. Don Pierandrea, che è direttore dell'ufficio catechistico, ci presenterà brevemente questo itinerario, poi faremo una preghiera e lasceremo la parola al nostro vescovo che ci aiuterà a intuire qualcosa sulla strada che stiamo percorrendo per un rinnovato annuncio del Vangelo. Grazie Egidio, grazie a tutti voi, ringraziamo anche il nostro vescovo che ci sta indicando certamente un percorso sulla catechesi, dove stiamo andando con la nostra catechesi. Papa Francesco ci parla che siamo in un tempo particolare, è un tempo importante, un tempo chiaramente legato anche al cambiamento, un nuovo impegno per l'evangelizzazione, perché l'evangelizzazione è il cuore sempre della Chiesa e noi cristiani. Allora, questo percorso che abbiamo pensato, come abbiamo già detto, il percorso avrà la modalità di 5 incontri, perché poi riporteremo quell'incontro fatto qui tra di noi, lo riporteremo poi nelle nostre unità pastorali. Perché qual è il problema di fondo? Che molto spesso, diciamo, le indicazioni o anche le proposte che diamo come diocesi e come chiesa vanno accolte, sono accolte solo da un piccolo numero, magari le persone appunto, magari come catechisti, educatori, quelli più vicini, diciamo così, alle realtà ecclesiali. Ma l'annuncio evangelico è per tutti e va possibilmente indirizzato in ogni luogo, in ogni ambiente. Allora è importante questa modalità, quest'anno abbiamo scelto questa modalità, è stata scelta, cioè veniamo qua, ascoltiamo, facciamo questa esperienza di ascolto, poi torniamo alle nostre unità pastorali e divulghiamo ancora di più. Questo è importante, perché la catechesi come l'ambito della carità che abbiamo toccato l'altro anno, che continua, e sappiamo è fondamentale, dalla spinta, dalla forza all'evangelizzazione. Ed è bello, diceva anche Giglio, no? Vedere veramente tanti fratelli e sorelle dentro questo servizio, che è un servizio importante, è l'ossatura un po' delle nostre comunità parrocchiali, quindi delle nostre unità pastorali. E adesso la parola la passiamo al nostro vescovo che... Ah, tu hai la preghiera. Si vede, speriamo abbastanza, miglioreremo la qualità la prossima volta. È una preghiera... La preghiamo tutti insieme. Il vescovo ci dà l'inizio con il segno della croce e poi... Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
chiamato ad annunciare la tua parola, aiutami, Signore, a vivere di te, ad essere strumento della tua pace. Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi che la comunità mi ha affidato trovino in me un testimone credibile del Vangelo. Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, perché le parole, quando veicolano la tua, non suonino false sulle mie labbra. Esercita su di me un fascino così potente che prima ancora dei miei ragazzi io abbia a pensare come te, ad amare la gente come te, a giudicare la storia come te. Concedimi il gaudio di lavorare in comunione e inondami di tristezza ogni volta che, isolandomi dagli altri, pretendo di fare la corsa solo. Ho paura, Signore, della mia povertà. Regalami perciò il conforto di veder crescere i miei ragazzi nella conoscenza e nel servizio di te. Fammi silenzio per udirli, fammi ombra per seguirli, fammi sosta per attenderli, fammi vento per scuoterli, fammi soglia per accoglierli. Infondi in me una grande passione per la verità e impediscimi di parlare in tuo nome se prima non ti ho consultato con lo studio e non ho tribolato nella ricerca. Salvami dalla presunzione di sapere tutto, dall'arroganza di chi non ammette dubbi, dalla durezza di chi non tollera rigori, dal rigore di chi non perdona debolezze, dall'ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. Trasportami dal tabor della contemplazione alla pianura dell'impegno quotidiano, e se l'azione inaridirà la mia vita, riconducimi sulla montagna del silenzio. Dalle alture scoprirò i segreti della contemplatività e il mio sguardo, Signore, arriverà più facilmente agli estremi confini della terra. Affidami a tua madre, dammi la gioia di custodire i miei ragazzi come lei custodì Giovanni, e quando come lei anch'io sarò provato dal martirio, fa che ogni tanto possa trovare riposo reclinando il capo sulla tua spalla. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, siamo stati uomini di poca fede, non pensando che la vostra presenza sarebbe stata così numerosa. Grazie a tutti. Ricordo quello che è già stato detto, cioè che questi incontri che faremo si svolgono qui, invitandovi poi a farvi portatori della riflessione delle cose che diciamo assieme. La riflessione io la farò per gran parte scritta, la mia riflessione, e quindi poi sarà a disposizione. Però questi incontri verranno anche registrati e messi sul sito della diocesi, di modo che se nelle singole parrocchie poi o nelle unità pastorali
si vuole rifare un incontro con i catechisti e o gli animatori pastorali e rivedersi parte di questa riflessione o di, soprattutto di quelle future e farne un momento di incontro e di confronto, ci siano i materiali a disposizione. Allora, il tema che affrontiamo stasera, cercheremo di essere sintetici, almeno ci provo, in modo da non abusare del vostro tempo. Il tema che affronteremo questa sera ha questo titolo: la catechesi oggi, dove stiamo andando? Perché è sempre importante chiedersi, no, dove siamo e dove vogliamo andare. Nella sua lettera, la Evangelii Gaudium, dedicata proprio al tema dell'evangelizzazione e della catechesi, Papa Francesco ci ha offerto una regola per interpretare cristianamente le situazioni umane nelle quali ci troviamo. E la regola dice così: la realtà è più importante dell'idea. È un principio, un assioma. Che cosa ci chiede questo? Ci dice di stare attenti perché il rischio nel quale cadiamo leggendo le situazioni o riflettendo su un tema, per esempio la catechesi, è quello di immaginare come il mondo dovrebbe essere. Invece è più importante che prima di tutto, prima di avere grandi idee, abbiamo il coraggio serio di guardare la realtà. Perché se l'idea non parte dalla realtà, vale poco. Quindi vi chiedo prima di tutto lo sforzo di leggere con me, provare a leggere con me, la realtà della catechesi parrocchiale e dei ragazzi a cui è indirizzata, così com'è la catechesi, così come sono i ragazzi, senza paure e senza finzioni consolatorie, anche senza scoraggiamenti, tenendo presente che la nostra fede ci dice, come insegna San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 6, lo Spirito di Dio abita nel cuore di ogni battezzato, anche se lui non lo sa. E nel cuore di ogni battezzato e dal cuore di ogni battezzato lo Spirito di Dio incessantemente prega e dice Abba Padre. Quindi la nostra fede ci dice che noi non dobbiamo portare Dio nel cuore delle persone. Dio già c'è. E nemmeno dobbiamo mettere in moto questa presenza di Dio, perché questa presenza è reale. C'è una preghiera attiva dello Spirito nel cuore di ogni persona. Noi dobbiamo aiutare le persone a mettersi in sintonia con questo. Sant'Agostino dice la stessa cosa da un altro punto di vista. Quando dice è inquieto il cuore dell'uomo finché non riposa in Dio. È la stessa cosa. Cioè il nostro cuore è fatto per questo incontro. O tu dici io mi sento un'inquietudine, o tu dici c'è lo Spirito in me che mi spinge all'incontro. Comunque questa molla c'è e ci dobbiamo credere. Questo ci dà speranza. Nessuno è lontano da Dio. La nostra evangelizzazione e catechesi debbono solo aiutare le persone a mettersi in ascolto e in sintonia con lo Spirito che in loro prega il Padre. Questa fede è fondamentale per vivere il nostro servizio di catechisti con un atteggiamento cristiano di speranza e non di paura. Chi ha paura diventa aggressivo, illogico ed inefficace nella sua azione.
Nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti da 26 a 29, da cui io ho tratto il titolo del nostro discorso, annunciatelo dai tetti, della lettera pastorale, si dice anche: non abbiate paura, non abbiate paura. Dio si preoccupa dei passerotti, figuratevi se non si preoccupa di voi. Non abbiate paura. Allora, l'atteggiamento spaventato, aggressivo, agitato, non è cristiano, denota poca fede. Il catechista deve essere la persona che annuncia a partire dalla sua fede e quindi va a portare il Vangelo nella coscienza che nel cuore delle persone questo Vangelo c'è già. Partendo da questo, che ci mette sereni, guardiamo la realtà senza paura. E la realtà è preoccupante. La famiglia, la scuola, la Chiesa, nel passato, con grande sintonia e collaborazione, incidevano positivamente nella crescita delle nuove generazioni e nella loro educazione religiosa. Un tempo, come si nasceva e si cresceva italiani, inseriti in un mondo dove tutti condividevano la stessa lingua, lo stesso stile di vita, la stessa cultura, così si nasceva e si cresceva cristiani e cattolici. Perché se anche non ti ricordavi che era domenica, vedevi che tutti andavano alla messa, no? Cioè il contesto sociale era fortemente motivante ad uno stile di vita credente, cristiano e cattolico. Era in discesa. Non so se vi è mai capitato di partecipare a un evento di massa dove tanta gente si muove, no? Basta mettersi così fermi, ti portano, no? Così funzionava. Adesso, se uno si mette fermo così, sta fermo, no? Questo era il tempo della cristianità, in cui stile di vita, cultura e valori condivisi erano tutti radicalmente cristiani. Oggi non è più così. È una constatazione preoccupante per tanti versi, però è reale. Tutti i dati oggettivi dimostrano questo profondo cambiamento e piangere, scandalizzarsi o rimpiangere il passato non serve a niente. Come è inutile che dopo che uno ha versato il latte, piange che ha versato il latte. Mo, in terra è, o ne compri un'altra busta, no? O fai dieta. Nella situazione attuale si sono inceppati i meccanismi di trasmissione dei valori tradizionali. Ah, i bambini una volta erano tanto educati, adesso sono tutti maleducati. Non dicono mai per favore, scusi, perdono. Perché? Perché c'era un meccanismo automatico di trasmissione di certi comportamenti. Si è inceppato, non c'è più, e non puoi piangere che non funziona, non c'è. Non riusciamo più a passare alle nuove generazioni quel patrimonio di convinzioni e atteggiamenti religiosi che ci hanno accompagnati nella nostra crescita. Perché? Perché noi li abbiamo ricevuti del tutto naturalmente. E quindi c'è stata la generazione che ci ha preceduto e in parte la nostra che non ci siamo resi conto che questa cosa non continuava. I nostri genitori,
in un contesto dove tutto ti trasmetteva la fede, non si sono preoccupati di strutturare in una maniera chissà quanto articolata la trasmissione della fede. Funzionava. E per tanti versi nemmeno noi. Però siccome questo sistema sociale non funziona più, all'improvviso ci rendiamo conto che la fede che a noi a un certo punto ci arrivava e ci sembrava che fosse una cosa normale che arrivava da sé, adesso non arriva più. Come non arriva l'educazione, come non arriva il rispetto dei vecchi, come non arriva il non dire parolacce. Però aprite quella scatola che si chiama televisione o peggio quell'altra scatola che si chiama internet. No, cioè c'è un cambiamento, piangiamo, no, prendiamone atto, smettiamo di nasconderci dietro un dito dicendo ma prima o poi qualcosa cambierà, no, vedrai che da grandi, anch'io da grande, sì anche tu da grande, ma avevi ricevuto una trasmissione e un contesto. Eri dentro l'acquario, adesso dentro l'acquario i bambini non ci stanno più e i pesci muoiono fuori dell'acquario. Molto dipende dalle famiglie, ma non solo da loro. E colpevolizzarle non aiuta a risolvere il problema. Stiamo attenti perché era un insieme costituito dalle famiglie, costituito dai gruppi amicali, costituito dalla società, costituito dalla cultura, costituito dalla scuola. Siccome tante cose non funzionano più, come in passato, in questa trasmissione, colpevolizzare le famiglie, dire oggi i genitori non sanno più educare i figli, i figli sono maleducati perché i genitori gliele permettono tutte. Attenti, non è corretto, perché il valore, per esempio, dell'ordine, della responsabilità, dell'equilibrio nel comportamento, era passato da tutto un sistema anche di modelli che venivano costantemente proposti ai ragazzi. Io non sono di due secoli fa, solo del secolo scorso. Ed essendo nel secolo scorso, quando ho fatto le elementari, mi hanno fatto leggere il libro cuore. Adesso no, Capite? I modelli che vengono proposti non sono quelli. O anche se glielo facessero leggere, sicuramente no. Leggendo un'interessante inchiesta sulla catechesi in Italia ormai di vari anni fa, imparai ad evidenziare alcuni nodi cruciali che mi sembrano ancora rilevanti per reggere la nostra situazione diocesana. Attenti, quello che dico non è un dire noi siamo una diocesi disastrosa, ma dire noi siamo una normalissima diocesi italiana di oggi, del centro Italia. Anzi, rispetto a tante situazioni possiamo anche star contenti. Però non vediamo quello che c'è. La preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, confessione, prima eucaristia, cresima, viene vissuta come qualcosa che bisogna fare. Come si va a scuola, così si va a catechismo e ci si lascia coinvolgere soltanto per quel periodo nella vita ecclesiale. Ma una volta che si è ricevuto il sacramento, basta, si è liberi. Ho sentito una classe di cresima dire, ora siamo liberi. No, attenti perché è indicativo. Cioè, viene percepito come un obbligo. C'è la scuola dell'obbligo e c'è il catechismo dell'obbligo. Questa è la mentalità. Ci dobbiamo arrendere, no, dovremmo cambiarla, ma non è che si cambia in un minuto la mentalità,
molti genitori, allora come oggi, ma forse oggi certe situazioni sono ancora più visibili o visibilizzate, non vivono quello che chiedono ai loro figli. Vai alla messa. No? I ragazzi vedono chiaramente che gli adulti della loro cerchia compiono gesti che non esprimono la realtà sacramentale ricevuta. Sono delle persone che hanno ricevuto, i miei genitori, battesimo, eucaristia, cresima e matrimonio, ma sembra che questo non gli ha cambiato. Non sto colpevolizzando, sto dicendo, se facciamo una foto generale, queste cose, questo serve a capire che non è facile oggi fare catechismo, no? E non possiamo pretendere oggi che facendo quello che si faceva 20 anni fa otteniamo lo stesso risultato, perché è cambiato il quadro. Poi l'iniziazione sacramentale avviene spesso in un contesto parrocchiale lontano dalla vita reale. Si tratta di una catechesi che non arriva a interessare e a coinvolgere davvero i ragazzi, perché la classe di catechismo, no, già l'espressione è significativa, no, viene percepita come un obbligo scolastico che funziona dentro l'aula e una volta che ti alzi dal banco è finita. Come la storia degli antichi romani te l'impari in terza, ma poi per la tua vita quotidiana non te ne può fregare di meno, no? Così rischiamo di indurre i bambini a pensare che quello che ricevono a catechismo sia la stessa cosa. Il contesto è lo stesso, la forma si somiglia. Quando i bambini, fate caso a questo, quando i bambini e soprattutto i ragazzi raccontano di sé in forma libera, il catechismo quasi mai è un'esperienza che comunicano come interessante e significativa. Ascoltateli. Per poter parlare bisogna ascoltare. Conosco troppo bene, per lunga esperienza diretta, quanto sia difficile oggi fare catechesi per assumere minimamente un tono di giudizio. Vorrei incoraggiare al massimo chi si impegna con sacrificio. Però è chiaro che dobbiamo trovare vie nuove e più efficaci. Semplicemente ripetere il metodo di catechesi con cui siamo stati educati noi non funziona. Perché i ragazzi di oggi non sono noi e soprattutto il mondo di oggi non è il nostro mondo. La fatica che i parroci fanno per trovare aspiranti catechisti, lo so, ho fatto il parroco fino a ieri l'altro, no? Testimonia che questo incarico ecclesiale, anche se così importante, va rinnovato, perché se normalmente lo si sente anche noi come un dovere un po' pesante e che le soddisfazioni a volte te le dà alla fine e molto raramente. Se una persona insegna catechismo per tanti anni, incontra i 25enni che ti dicono: oh, sai che mi ricordo una cosa che mi ha insegnato in terza elementare. Momento di soddisfazione dopo 20 anni. No, ecco, così funziona.
Ok? Questo allora non deve demotivare, però ci dice che c'è da ripensarlo seriamente. La Chiesa non sta a guardare. Interpellata da una situazione problematica, cerca vie nuove per offrire all'uomo di oggi risposte più adeguate e continuare la sua missione. Di fronte alla gravità e complessità di questi problemi, non fatevi illudere. Se uno vi dice, io so come si fa, guardatelo dritto sugli occhi, mirate uno dei due occhi e sputateci da parte mia. Ecco, nel senso che, ma sicuro, la riflessione della... Lo faccio perché con tutta sta gente, e a quest'ora, se non siamo un po' cabarettistici, si dorme. Allora, dobbiamo capire che la situazione è complessa. La Chiesa sta riflettendo da anni sul necessario rinnovamento della catechesi, ma non perché, non avendo niente da fare, facciamo i convegni su ste cose, ma perché la problematica è seria. È più facile capire dove si sbaglia che come si cammina bene. Allora io comincio da qui, cioè comincio da dire: la riflessione della Chiesa ha identificato almeno alcune vie che sono sicuramente sbagliate. Per cui, perlomeno, se camminiamo per ste strade, è il caso di darsene una registrata. Ai miei alunni, io gli facevo sempre un regalo alla fine dei miei corsi, gli dicevo, vi faccio un elenco di libri che è bene che non leggiate, perché perdereste tempo. E lo consideravo sempre un bel regalo, no? Cioè, non perdete tempo con sta roba. Allora, risposte certamente sbagliate, come ricorda spesso Papa Francesco, le offrono quanti interagiscono con la realtà scegliendo la durezza ed il rifiuto. Condannano senza appello tutta la cultura e la vita di oggi e rifiutano ogni aspetto della modernità. Se tu ti limiti a criticare il mondo resta quello che è e non abbiamo risolto niente. Da altri, lo stile di vita di oggi viene semplicemente ignorato, facendo finta che non sia cambiato niente. Io le cose le so fare così, se non funzionano, io però il mio dovere l'ho fatto, se il mondo è fatto in altro modo, peggio per il mondo. Chi mi ama mi segua, no? La strategia di rifiutare il dialogo culturale, la verifica e la progettualità è sicuramente perdente. Perdurare nella catechesi tradizionale, unicamente preoccupati dei contenuti da trasmettere, senza chiederci questa trasmissione arriva o no. È come chi fa una bellissima trasmissione radio e non si preoccupa se l'antenna è stata attaccata. La trasmissione la farà bellissima, ma l'ascolta nessuno. E noi oggi abbiamo bisogno di una riflessione su come mettere l'antenna. Gli sbocchi possibili di questo approccio che rifiuta il cambiamento senza cercare di capire sono di solito due. Primo atteggiamento, lo spirito di crociata e di contrapposizione. Per convertire il mondo bisogna gridare la fede. Sapete, mi è capitato, ho insegnato spesso in vari livelli, anche alle elementari, facevo le 20 ore integrative nel secolo scorso. E quando passavo da una classe all'altra per fare l'ora di religione, avevo imparato a riconoscere le,
per lo più erano maestre, in due categorie, maestra con grido o senza grido, no? C'erano delle aule, quando passavi davanti erano costantemente e delle aule dove sembrava che le cose fossero umane. Non è che i ragazzi erano qualitativamente diversi. Ho capito che non dovevo urlare, perché la maestra col grido finisce la voce e gli alunni fanno esattamente come quell'altri. Non è efficace l'urlo, la prepotenza, gridare la fede, lanciare la crociata, scomunicare un giorno sì e un giorno no, non serve. Un secondo atteggiamento errato è la coccola, cioè noi sì che siamo una classe brava, no? La maestrina della penna rossa con la classetta speciale, no? Quindi diventano un gruppo di disadattati, tutti attorno alla cattedra della maestrina, che si guardano tutti teneri. Poi la prima volta che si apre la porta, entrano nel mondo reale, quell'altri se li magnano, no? Le classettine buone buone che quando vanno poi all'ora di intervallo gli altri gli menano. Bullismo, no, è che non sono svegli, ecco. Allora, creare come aula di catechismo o come parrocchia una bolla protetta dove teniamo i bambini sotto vetro per il tempo in cui stanno lì, non serve, perché gli faremo una bellissima catechesi, poi quando escono si confrontano con il mondo e le domande del mondo devono sapergli rispondere. Allora capite che se vogliamo invertire questa tendenza, si profilano per la catechesi alcuni compiti urgenti che possiamo iniziare a formulare. Non si tratta di ricette pronte da applicare, ma di indicazioni, di intuizioni su cui vi chiedo di riflettere, avendo le mani in pasta, vedere se nelle cose che vi dico c'è qualcosa di buono, perché quello che oggi la Chiesa ci dice, le direzioni in cui cercare risposte sono queste. Intanto la prima e fondamentale scelta è lo stile evangelico dell'annuncio. Dico nella mia lettera che il nostro modello è Gesù Cristo. Quindi ogni volta che noi vogliamo fare un passo nuovo e positivo, dobbiamo sempre ritornare alle origini, riguardare come faceva Cristo e chiederci: Gesù Cristo oggi, che cosa avrebbe fatto? Questo mi sembra importante. Non dicendo so già la risposta, ma dicendo ritorniamo a guardare Gesù Cristo come faceva. Per esempio, Gesù Cristo raccontava le parabole, non faceva i trattati di teologia. Questo forse ci potrebbe insegnare qualcosa. Dice, lui ci aveva da parlare a della gente ignorante. Sì, ma se voi guardate i quiz televisivi, penso che un popolo così ignorante sui contenuti della fede come quello italiano, oggi come oggi, non esista. Quindi forse dobbiamo ritornare alle parabole. La prima scelta di stile è quella di cercare di far emergere le domande implicite. Che cosa vuol dire? L'uomo di oggi centra il proprio interesse sull'attimo presente, sulla realtà materiale, sull'efficienza fisica e professionale, sulla ricchezza e sul potere. Ma nonostante tutto questo, l'uomo di oggi sperimenta, direbbe Papa Francesco, che gli manca la gioia del Vangelo.
Fate una cosa, fate una foto alla vostra classe di bambini in un momento in cui non vi guardano, poi prendete una foto di bambini africani e mettete a confronto le due foto e fategli vedere quanto sono musoni i nostri e solari loro. Il nostro mondo, che ha tutto, tendenzialmente è un mondo triste e scontento. Gesù inizia una delle prime catechesi pasquali narrate dal Vangelo dicendo a due musoni che stavano andando a Emmaus: perché siete così tristi? Che cos'è che non funziona? E quando loro scoprono che Dio c'è, è vivo ed è vicino a loro, il loro cuore ricomincia a battere. Allora, crederci che noi non stiamo vendendo i gelati agli eschimesi, perché credo che se uno va a vendere i gelati agli eschimesi ha poca possibilità di trovare mercato, no? Certe volte noi, quando andiamo a annunciare il Vangelo, diamo l'impressione di essere questi, no? O gente che vende gelati agli eschimesi o importatori di sabbia nel Sahara, no? Cioè, invece è il contrario, gente che porta gelati nel Sahara e magari un po' di spiagge agli eschimesi. Cioè, dovremmo realmente capire e credere che ciò che portiamo è prezioso, e cercare di far emergere, trovare il modo per fare quello che fa Gesù con i discepoli di Emmaus: perché siete tristi? Dov'è lo spazio in cui tu accogli il Vangelo e, siccome non l'hai accolto, c'hai un vuoto? Dove stanno i tuoi vuoti? Guardate che ce ne sono tanti anche nel cuore dei bambini, non è solo un discorso per gli adulti. La seconda scelta di stile evangelico è quella di cercare di trovare e valorizzare tutto il positivo della contemporaneità, guardando agli uomini del nostro tempo con simpatia. Il Signore Gesù, quando i due discepoli andarono a dirgli: Signore, noi vorremmo far carriera, vorremmo essere i primi, invece di dirgli: vergognatevi, superbi, eccetera, gli disse: beh, se volete essere i primi, siate gli ultimi ai servi di tutti. Però attenti, se volete, cioè Gesù è partito valorizzando. Il rapporto che Cristo ha è sempre di valorizzare. Smaschera i profeti di sventura, lo spirito di condanna, invece fa emergere l'immagine del divino che c'è in ogni uomo. Dobbiamo avere la fede del restauratore, che spera sempre di trovare sotto le croste di sporco e le ridipinture di falsi artisti i colori e le linee originali del grande maestro. Cioè credere che nell'umanità di oggi c'è comunque un valore. Non partire subito dicendo, come diceva Bartali, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. No, c'è qualcosa di buono. Terza scelta di stile evangelico. La terza scelta di stile è quella di ricominciare da capo ad annunciare con passione e fede il Vangelo, ritrovando la vera identità del cristiano. Attenti, questo è un discorso importante. Il cristiano non è solo un credente in un qualche Dio. Ce n'è tanti di credenti in un qualche Dio, ma non è il nostro specifico.
oggi vanno di moda non i prodotti di massa, ma i prodotti che hanno, no, delle caratteristiche speciali, particolari. Non ci dobbiamo vergognare di essere cristiani. Noi non siamo credenti in un qualche Dio. Noi non siamo solo gente che predica bontà e onestà. Ma noi siamo discepoli di Gesù Cristo che ascoltano la sua parola e hanno una visione di Dio che è propria, la nostra. Il nostro Dio è il Padre di Gesù. Non presentare una fede annacquata non attrae. Presentiamo la nostra fede. Offriamola nella sua schiettezza e bellezza. Non si può convivere serenamente e dialogare con le altre religioni se non riscoprendo le radici della nostra fede. Io ho fatto una bella esperienza con un amico ebreo, professore anche lui, attualmente è rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Lavoravamo insieme in alcune attività che abbiamo fatto, lui dal punto di vista ebraico, io dal punto di vista cristiano. Ci siamo confrontati varie volte. A un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: smettiamo. Io devo smettere di cercare di farti diventare cristiano, tanto non ci riesco. E tu devi smettere di cercare di farmi diventare ebreo, tanto non ci riesci. Però in quel momento, quando abbiamo smesso di fingere, no? Per cercare la benevolenza dell'altro, e ci siamo mostrati con la chiarezza della nostra fede, è cresciuto un rapporto di stima più bello, più bello. Guardate, l'ecumenismo non si fa cancellando le differenze. Non si fa così. Quella è una melassa che poi non dice nulla. Così noi non dobbiamo cercare di annunciare un Gesù così modernizzato, così rock, così funky, così rap, così che alla fine non si capisce che è. Forse dobbiamo avere il coraggio di aiutare le persone di oggi a incontrare Gesù così com'è, il più possibile con verità. Quarta scelta di stile evangelico. Tenete presente che quando Gesù cominciò a predicare che andando dietro a lui si portava la croce, Pietro gli disse, dice il Vangelo che è bellissimo quel passaggio, lo prese da parte, no? Gli disse: Signore, se non la smetti perdiamo tutti i clienti, Perché quando hai moltiplicato i pani e i pesci abbiamo fatto l'unplaying, ma se continui a parlare di croce qui siamo finiti. E ricordate cosa gli disse Gesù, no? Vai indietro, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. La quarta scelta di stile evangelico è lavorare per ricostruire il tessuto comunitario della Chiesa, privilegiando i rapporti personali, favorendo la partecipazione corresponsabile di uomini e donne, introducendo i linguaggi, la comunicazione, la progettazione in senso moderno, per non dare l'impressione, e qualche volta purtroppo anche la realtà, che siamo dei custodi di un museo. A me l'arte piace tantissimo, anche quella contemporanea, ma soprattutto quella classica. Però noi non siamo i custodi di un museo. Per cui dobbiamo veramente costruire un incontro con la fede e un'esperienza comunitaria, curare questo. Faccio un incontro di catechismo, faccio un esempio piccolo per capire però, faccio un incontro di catechismo, mi ci vogliono 10 minuti perché i ragazzi si sentano un gruppo che sta lavorando assieme. Ah, ma non gli ho detto ancora niente, ma gli ho detto già tanto.
gli ha già comunicato tanto. Gli ha comunicato quel livello di incontrafraternità che è la condizione primaria per poi passare i contenuti della fede. Ama il prossimo tuo, ma se nessuno è prossimo a nessun altro, questa frase non vuol dire niente. Prima fagli fare un'esperienza di prossimità. Quinta e conclusiva scelta di stile è avere ben chiara la continuità che c'è nell'insegnamento della Chiesa. Attenti, io tutte le volte che dicono che adesso è arrivato Papa Francesco e è cambiato tutto, questo è un modo sbagliato per capire, non si capisce. Io di solito dico che se voi leggete con attenzione ciò che ha scritto Papa Benedetto, allora, le partiture sono sempre quelle, solo che lui le faceva alla Mozart e adesso le suonano funky o jazz, però le note sono le stesse. Attenti, la Chiesa ha una bellissima continuità. E questo è bellissimo perché noi possiamo far scoprire la sintonia con i tempi. Oggi abbiamo fatto la messa di San Tommaso da Tolentino, 1250 è nato. Sto mezzo matto è partito da Tolentino e è arrivato fino ai confini della Cina, perché aveva una gran voglia di portare il Vangelo. Ma adesso che facciamo? Niente. Stiamo riscoprendo San Tommaso da Tolentino, 1200. Ci può insegnare. Noi adesso ci abbiamo problemi perché magari ci ritarda l'aereo, tenete presente che quello ci è andato a piedi, o quasi. Cioè, questa continuità. Deve crescere di più una fede schietta e deve migliorare la sua trasmissione. C'è una cosa che unifica l'insegnamento di Papa Francesco con quello di Papa Ratzinger, che io ho sintetizzato così. Lo disse Papa Ratzinger a Monaco di Baviera il 10 settembre 2006. Bisogna riscoprire il timore di Dio. Attenti. Il timore di Dio non è paura, non è paura, ma esperienza della presenza. Questo è il timor domini, l'esperienza della presenza. Noi dobbiamo inventarci tutti i modi perché i nostri bambini e i nostri ragazzi sperimentino che Dio c'è nella loro vita. Quando hanno sperimentato che c'è, gli potremmo dire come si chiama, come si chiama la sua mamma, però finché non c'è questa esperienza di presenza, le nostre nozioni sono appiccicate sul vago. E allora permettete che io vi legga, e così concludo, quello che Papa Francesco ha detto il 27 settembre 2013 al Congresso Internazionale sulla Catechesi. Voi vi siete appuntati le cose, non vi ho interrotto perché così non dormivate, è un modo per stare svegli. Però queste cose poi io ve le do tutte scritte, saranno scaricabili dal sito, per cui le riavrete come materiale. Al Congresso Internazionale della Catechesi nell'anno della fede, Papa Francesco ha detto questo: prima di tutto dobbiamo ripartire da Cristo. Ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui, timore di Dio, senso della presenza. Gesù utilizza l'immagine della vite e dei tralci e dice:
rimanete nel mio amore, rimanete attaccati a me, come il tralcio attaccato alla vite. Se siamo uniti a Lui, possiamo portare frutto. Questa è la familiarità con Cristo. La prima cosa per un discepolo è stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, e questo vale sempre. È un cammino che dura tutta la vita. È uno stare alla presenza del Signore, lasciarsi guardare da Lui. Il Papa parlava all'incontro dei catechisti mondiale, quindi parla a voi. Guarda il tabernacolo e lasciati guardare. È semplice. È un po' noioso, mi addormento. Addormentati, addormentati. Lui ti guarderà lo stesso. E questo è molto più importante che il titolo di catechista. È parte dell'essere catechista. Questo scalda il cuore, no? Discepoli di Emmaus. Tieni acceso il fuoco dell'amicizia col Signore. Ti fa sentire che Lui veramente ti guarda, ti è vicino e ti vuole bene. Capisco che per voi non è così semplice. Specialmente per chi è sposato e ha figli, è difficile trovare un tempo lungo di calma. Il Papa non vive sulla luna, eh? Cioè, state fermi davanti al tabernacolo. Poi dice, capisco che non è semplice. Non siete camaldolesi. Ma grazie a Dio non è necessario fare tutti nello stesso modo. Nella Chiesa c'è varietà di vocazioni e varietà di forme spirituali. L'importante è trovare il modo adatto per stare con il Signore. E questo si può. È possibile in ogni stato di vita. In questo momento ognuno può domandarsi: come vivo io questo stare con Gesù? Questa è una domanda che vi lascio. Come vivo io questo stare con Gesù, questo rimanere in Gesù? Ho dei momenti in cui rimango alla sua presenza, in silenzio, e mi lascio guardare da Lui? Lascio che il suo fuoco riscaldi il mio cuore? Se nel nostro cuore non c'è il calore di Dio, come possiamo noi, poveri peccatori, riscaldare il cuore degli altri? Attenti, perché il segreto è qui. Poi è aggiunto un secondo elemento. Ripartire da Cristo significa imitarlo nell'uscire da sé e andare incontro all'altro. Non sono i ragazzi che ci devono venire incontro. Siamo noi che dobbiamo andare incontro a loro. Dove sono? E come sono? Questa è un'esperienza bella e un po' paradossale. Perché? Perché chi mette al centro della propria vita Cristo si decentra. Più ti unisci a Gesù e Lui diventi il centro della tua vita, più Lui ti fa uscire da te stesso e ti apre agli altri. State sicuri che se una persona è un orso insopportabile, è proprio raro che sia un grande spirituale, eh? Un po' scorbutici alcuni spirituali sono. Padre Pio era abbondantemente scorbutico, però chiunque gli si avvicinava sentiva una tale dolcezza interiore di quest'uomo che più li trattava male e più gli andavano dietro. Il problema è tutto qui. Il fascino dell'avere Dio nel cuore. Questo è il segreto del catechista. Questo è il segreto dell'evangelizzatore.
il cuore del catechista vive sempre questo movimento di sistole e diastole, unione con Gesù, incontro con l'altro. È cosciente che ha ricevuto un dono, il dono della fede, ne è grato e lo dà agli altri. C'è infine un terzo elemento che sta sempre in questa linea. Ripartire da Cristo significa non aver paura di andare con Lui nelle periferie. Qui mi viene in mente la storia di Giona, una figura davvero interessante, specialmente nei nostri tempi, di cambiamento e di incertezza. Giona è un uomo pio, con una vita tranquilla e ordinata. Questo lo porta ad avere i suoi schemi ben chiari e a giudicare tutto e tutti con questi schemi in modo rigido. Ha tutto chiaro. La verità è questa, è rigido. E perciò, quando il Signore gli dice va a Ninive, lui dice no, perché quelli sono miscredenti, pagani, è tempo perso, c'ho da fare cose più importanti. E non ci va. Essere chiusi dentro gli schemi. Questa storia ci insegna a non aver paura di uscire dai nostri schemi per seguire Dio, perché Dio va sempre oltre. Dio non ha paura, è sempre oltre i nostri schemi. Dio non ha paura delle periferie, e se andate nelle periferie lo troverete lì. Dio è sempre fedele e creativo. Non si capisce un catechista che non sia creativo, cioè che non abbia voglia di inventarsi qualsiasi cosa per arrivare. Dio è creativo, non è chiuso e per questo non è rigido. Dio non è rigido, ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare. E perché devo cambiare? Per adeguarti ad un mondo che cambia, al quale devi portare il Vangelo, dice il Papa. E dice, se un cristiano esce per le strade, nelle periferie, può succedergli quello che succede a qualunque persona che va per strada, un incidente. Tante volte abbiamo visto incidenti stradali, ma io vi dico, preferisco mille volte una chiesa incidentata che non una chiesa ammalata. Perché se ci si rinchiude al chiuso, quando una stanza è chiusa, comincia l'odore dell'umidità e una persona si ammala. Bella l'immagine, no? Ad andare fuori, a provare, a cercare di andare incontro a questi ragazzi che strani, con cui dobbiamo cercare di fare una classe di catechismo, un gruppo di catechesi, c'è il rischio che ci facciamo male, che sbagliamo qualcosa, sì lo so, ma il Papa lo autorizza e anche il Vescovo. Cioè meglio provare a sbagliare piuttosto che stare rinchiusi a piarci una malattia. Per questo io ho detto, siccome non vogliamo sbagliare, non partiamo sparati. Prendiamoci un anno, cominciamo a riflettere con libertà, ascoltiamo le provocazioni che ci vengono fatte, chiediamoci, non cambiate tutto adesso. Guardate quello che state facendo, ma rifletteteci. Che cosa si potrebbe migliorare? In cosa ci siamo sclerotizzati? Perché facciamo questo per paura? Ecco, credo che la cosa ultima e fondamentale è la prima che vi ho detto. La prima cosa che vi ho detto è che lo Spirito c'è già nel cuore di tutti i vostri ragazzi e prega il Padre.
non dobbiamo portarcelo noi, dobbiamo aiutarli a incontrarlo. Scusate se l'ho fatta lunga, ma più corta non è. Noi veramente pensavamo che questo era solo un incontro di introduzione, ma ci basta per tutto l'anno, va a finire, eh? Quindi grazie di cuore. Due cose mi sembrano belle. Uno, che ci saranno i testi, chi è stato qui può essere tanto opportuno e cosa buona e gradita a Dio che se ne parli all'interno del gruppo dei catechisti, degli educatori, cioè riprendere alcune cose. Non c'è qui lo spazio delle domande, della discussione, ma questo è proprio cosa buona, significativa, che lo si faccia in ogni unità pastorale, in ogni parrocchia, in ogni gruppo. Com'è possibile realizzarlo? Questo mi sembra, cioè che da questo ne nasca una riflessione, una vita. Se ci sono delle indicazioni da proporre, potete inviarle a catechesi@diocesimacerata.it e Don Pierandrea, che è responsabile, con lui condivideremo anche un cammino di riflessione. Questo mi sembra davvero bello. Ci terrei a questo, che se di questa, ma anche di tutti gli altri incontri, come speriamo, si apre poi un confronto, un dialogo tra voi, eccetera. E questo dialogo, invece che semplicemente finire su Facebook, no? Porta a scrivere qualcosa, appuntare un'idea, proporre un'esperienza, raccontare. C'è una cosa importante. Nella Chiesa non è peccato copiare. Per cui, se qualcuno ha fatto delle esperienze piccole e ha visto che funzionano, no? Le racconti manda a catechesi. @diocesimacerata.it, perché questi racconti costituiranno quel materiale che noi poi potremo rivalutare insieme, pensare e rilanciare, e diventa patrimonio di tutti. È così, se è diffusa la fede, eh? Grazie. Due brevissime comunicazioni. Anna Maria, siamo nell'ottobre missionario, una proposta di missione giovani. Di disponibilità anche a sensibilizzare nelle nostre comunità l'attenzione missionaria. Poi Don Luca breve ci dice l'altro percorso, quei quattro giovani, quattro passi verso il sinodo dei giovani. Poi intoniamo la Salve Regina. Jacopo, direttore dell'ufficio liturgico. Okay. Non so se mi sentite o parlo con il microfono. Okay. Davvero soprattutto se mi vedete, è proprio importante la voce. Vado veloce, siamo nel mese missionario, no? Abbiamo celebrato domenica in tutte le parrocchie la giornata missionaria. Allora, con l'equipe Missio Giovani, che è il gruppo di giovani che collabora con l'ufficio missionario diocesano, è nata questa proposta dal titolo Voce ai senza voce, e la prima voce che parla è la voce della missione, cioè la voce di tutte quelle associazioni che nella nostra diocesi stanno attivamente lavorando, no, per annunciare e dare voce, restituire voce ai tanti popoli, no, della terra, che spesso non sono ascoltati. Allora, voce senza voce vuol dire restituire, no, questa voce. Come? Semplicemente dando una disponibilità. La disponibilità è quella di incontrare i ragazzi che voi accompagnate nel percorso, è bello stasera che siamo in tanti, e a questi ragazzi si può raccontare quella che è la missione che le diverse associazioni missionarie della diocesi vivono, non solo come un partire, non solo come un fare delle cose, ma soprattutto come un educare il cuore a questa apertura
all'altro che ci ricordava il Vescovo, perché come dice il Papa, la missione siamo ciascuno di noi, no? Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Allora è bello poter far scoprire ai ragazzi che ciascuno di loro è una missione che può scoprire anche attraverso il volto e tanti volti della Chiesa missionaria. Per questo concludo, è stata veloce? A 10 euro, no scherzo, è gratuito. Abbiamo a disposizione questo opuscolo che è stato realizzato l'anno scorso, dove trovate appunto tutte le immagini, le storie, le proposte delle varie associazioni. Non ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo una cinquantina, quindi pensavamo di lasciarne due per unità pastorale. Ve li lasciamo, qui trovate i vari indirizzi. Se siete interessati a un'esperienza di incontro tramite il libretto e tramite soprattutto Don Alberto e l'ufficio missionario, ci potete contattare. Grazie. Pochi secondi per dire che venerdì 3 novembre avremo il primo incontro, il primo dei quattro passi in preparazione del Sinodo dei Giovani del 2018. Per cui al primo incontro verrà questo Don Giordano Goccini, che è stato incaricato di pastorale giovanile regionale della Reggio Emilia. Ecco, noi veniamo, vabbè. E che facciamo quella sera? Quella sera proveremo a vedere il primo dei quattro passi che è i giovani di oggi. Ci darà uno spaccato, continuando anche la riflessione che ha fatto questa sera il Vescovo, sui giovani di oggi. È riferito, come questa sera, no, a tutti i rappresentanti dell'unità pastorale che hanno a che fare con i giovani dai 19 ai 30, dai 16 ai 29, volevo dire, 15, 16, 29. Questa è l'età del sinodo. Per cui anche se ci fosse, non so, giovani di 20 anni che magari ci hanno a che fare, fanno gli educatori del post-cresi, ma non so cosa, sì, possono venire, magari no, ecco, qualcuno ha già chiesto, porto il gruppo della Cresi, no, insomma, non è per il gruppo della Cresi, ma ecco, ok? Ma per coloro che hanno a che fare con questi, con i giovani. E ore 21 qui, e speriamo di essere altrettanti, ecco, grazie. Per misericordie, vita dulce do, espet nostra salve, a te clamamus, exules filii rebe, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E se domattina va avanza un'Ave Maria, ditela, perché c'è l'incontro dei Vescovi delle Marche, il primo incontro dopo tutti i nuovi cambiamenti, eccetera. E ci sono alcune cose molto serie da decidere, per cui trovate il modo di fatevela avanzare, Ave Maria. Anche una decina, mi sa, del Rosario. Ricordo che il prossimo appuntamento è 28 novembre, martedì. Sarà con noi Don Luciano Paolucci Bedini, che nel frattempo è diventato vescovo, esatto, di Gubbio.
ma ha detto che manterrà questo impegno, dopo pochi giorni sarà consacrato vescovo. Quindi sarà un bel incontro, lo faremo all'aula sinodale, staremo tutti comodi, scusate per stasera, e buon lavoro, perché il vescovo ci ha detto che siamo restauratori, allora c'è da faticare, eh? Buon lavoro!